Bentornati a un nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Siamo questa sera insieme ancora al signor Domenico, perché è giusto continuare a parlare della poca sensibilità che c'è per i cosiddetti disabili. Dicevamo ieri sera che non c'è appunto molta partecipazione da parte degli altri alle esigenze del disabile, perché se uno non ci si trova non può capire, mi sa, no? No, è proprio questo il fatto, che per me le autorità competenti, in questo caso i vigili urbani, perché sono loro la polizia municipale, però un po' come si dice all'acqua di rose, e l'acqua di rose serve per altre cose, non per i disabili, non so se rendo l'idea. Ora, il fatto che c'è parecchi, arrivano qui e dice: dove si parcheggia? E che te lo devo dire io? Ma quello non è per te, non è un posto per non abile, è un posto per non abili. Quanti ne trova occupati dei posti che a chi non spetterebbero? Quante volte capita? Se io mi metto in caccia per Arezzo, un 70%. E quello, specialmente io via via, se uno va a vedere in Facebook, le posto le fotografie delle persone che sono abili e le mettono. Qualcheduno, scusi, poi io sono un citto di scatto gentile e gli rispondo male, rispondo alla retina, perché sono aretino proprio di vecchia generazione. E mi viene, dopo si passa anche da maleducati. Ma qual è il maleducato? Io devo cercare un posto per mare, per terra, quello lì, perché furbo arriva lì e la parcheggia lì. Ora, quel parcheggio lassù, dove c'è scritto, dove c'è il bidone rosso lì, no, dell'immondizia. Sempre in via Guadagnoli, sì. Sempre via Guadagnoli. È di un ragazzo che giustamente, lassù da quel cartello dove c'è il bidone rosso, c'è un segnale di portatore d'handicap, con sotto l'aggiuntiva del numero del permesso del portatore d'handicap. Ora ho saputo che il ragazzo in questione non è più alla USL, perciò quel posto per legge deve essere sempre libero, perché io, portatore d'handicap, se vado a parcheggiare lì e viene il vigile, fa la ronda, che fa cose, mi può fare la contravvenzione, perché non è per me riservato. Ma quindi ci sono anche i posti riservati a persone singole? Sì, ora quella persona singola in questione non è più in essere per qui e per questo lavoro qui. Addirittura gliel'avevo fatta anche dentro un posto. Ora, quel cartello lì è in quel modo e rimane lì. Che aspettano la gente a togliere? È come quando muore una persona che hanno il cartellino e non lo riconsegnano. E anche quelli sono tutti cartellini che vanno in giro, permessi che vanno in giro, e la gente la adopera come se fossero cose così. È un diritto, hanno acquisito un diritto perché avevano, ma non è un diritto. Se tu usi un cartellino in quel modo, un permesso in quel modo, che nel retro c'è la fotografia, è come se uno adoperasse una carta d'identità. Io faccio scatragli Domenico, presento una carta d'identità di Pinco Semprogno, non è la mia la carta d'identità, perciò è un documento falso. Ma al comune hanno senso? Che succede? Ma questo qui, una volta che viene a esserci dei decessi di persone anziane, possessori di... non solo devono essere invitati a riconsegnarli, ma diffidati proprio a riconsegnarli, pena tramite le condanne del tribunale, eccetera eccetera. Che ne pensa del sindaco Ghinelli, di questa nuova giunta che c'è per i disabili, proprio per onestamente parlando, io per i Ghinelli ho un ottimo pensiero. Un ottimo pensiero, perché è una persona eccezionale. Posso raccontare una faccenda che è successa a me personalmente tantissimi anni fa, perché dico tantissimi anni fa, all'epoca che era assessore all'urbanistica l'ingegner Ghinelli. Io chiesi un incontro, un appuntamento
perché chiese ai vigili che facessero dei controlli su dei posti di invalidi, non li fecero e io chiesi, mi arrabbiai. E fu chiamato addirittura, mi diede il giorno successivo, ebbi l'appuntamento dalla mattina presto presso l'assessore A, che era allora l'ingegner Ghinelli, e questo insieme con Gori, Enzo Gori, comandante, vecchio comandante, sì, e Enzo Gori, sì. E fu chiarita questa cosa. Io dissi, non voglio la punizione di quello che non ha fatto il suo lavoro, perché però che sia chiesta un'attenzione più forte nei nostri confronti. Non voglio avere io portati in trionfo, no, assolutamente no. Però il Ghinelli si impegnò e fece veramente quello che doveva fare. E per me quello mi fece stimare la persona che era sensibile ai problemi, alle problematiche dei portatori di handicap. Ecco, oggi ci sono ancora troppe barriere. Ma non per via del Ghinelli. Però parecchie barriere sono anche, un'altra fu risolta, venne fuori un mezzo casotto alle stanze che avevano tolto la pedana per salire su, che l'avevano tolta perché una signora per andare a mangiare, a prendersi il cappuccino e la pasta ci aveva messo un tacco. E quella ragazzina che cammina sulla carrozzella elettrica, sì, fece un putiferio. L'Ilaria. Perfetto, la Ilaria. Fece un putiferio da non finire, perché la prendevano di peso e la portavano su. No, disse, tu mi stai offendendo anche. Il cameriere, se poretto si dava da fare per dire il cameriere, no, perché voi mi offendete, rimettete quello che è per legge. Come per legge loro devono adeguarsi anche qui in via Guadagnoli. La ASL, come abbiamo detto ieri, e comunque anche i privati dovrebbero esserci le leggi, però. No, la legge c'è. Va fatta rispettare. È quello il problema. È quello il problema. Che... Grazie Domenico. Di grazie niente. Di averci scritto. Quando c'è qualche problema. No, io sarà una cosa molto, non dico frequente di tutti i giorni, sì, però via via vi scriverò. Vai. Se mi date questa voglia, assolutamente. Se mi date voce, assolutamente, è un piacere. No, il piacere è il mio, perché io non lo faccio per me. Cioè, non è che non lo faccio per me. Sì. Cavolo se lo faccio per me. Però come ne riservo io quei diritti, quelle cose che ricadono, lo servo anche per gli altri. Per gli altri delle mie condizioni. Grazie, a domani.